Con un semplice provvedimento mettiamo a disposizione delle aziende, di tutte le imprese della Basilicata, uno strumento agilissimo per chiedere figure professionali specifiche. Quindi l'invito è a tutti gli imprenditori della Basilicata a compilare questo questionario in qualunque momento ne avranno bisogno e noi tenderemo a modulare la formazione professionale in base alle loro richieste. Lo strumento di cui parla l'assessore alle attività produttive della Regione Basilicata Alessandro Galella è il questionario di analisi dei fabbisogni aziendali, elaborato in vista del piano di attuazione regionale del programma GOL, ovvero garanzia e occupabilità dei lavoratori. Il questionario è stato presentato alla stampa nella sala in guscio martedì 10 maggio, alla presenza della funzionaria addetta alla programmazione delle politiche del lavoro Maria Leone, che ne ha illustrato i contenuti. Devono indicarci la per l'azienda se è piccola, media, impresa o grande azienda, con il numero dei dipendenti, quindi in maniera molto semplicistica. Poi viene richiesto in quale area, se è quella dell'innovazione prodotto, comunicazione, digitalizzazione, in quale area loro hanno necessità fare formazione o di acquisire professionalità e quindi la descrizione dei profili professionali. Si tratta di un primo passo verso la realizzazione di un obiettivo ambizioso che si propone di superare il gap fra domanda e offerta di lavoro. Sì, questo è il primo passo di un percorso di formazione che è molto complesso e molto ampio, che riguarda tanti tipi di formazione. Cioè, stiamo mettendo in campo strumenti e progetti per ognuno di questi ambiti e chiaramente questo è soltanto il primo passo di un cambio di relazione tra imprenditori e Regione Basilicata e enti di formazione. Riteniamo che debbano essere molto più in sintonia, è troppo facile formare persone che poi non trovano lavoro e lasciare posti disoccupati perché non ci sono professionisti. Dobbiamo far fare matching a queste due problematiche e riteniamo che internet e le innovazioni tecnologiche ci offrano la possibilità in modo molto semplice di farlo. Il ruolo delle parti sociali è già stato messo in campo perché questo questionario è stato sottoposto alle parti sociali, è stato realizzato con la loro collaborazione e quindi riteniamo che sia uno strumento migliore e più adatto per rispondere alle loro esigenze. I fondi dedicati all'intero programma GOL per la Basilicata sono 48,8 milioni di euro da utilizzare entro il 2025, 9,68 milioni di euro, cioè il 20%, per il 2022. Per Galella non c'è tempo da perdere perché le aziende attendono provvedimenti immediati. Ovviamente noi invitiamo tutti a farlo più presto per poter programmare ovviamente la formazione. Sappiamo che il mondo del lavoro oramai ha delle impellenze immediate e noi questo modello serve proprio per rispondere a questa richiesta nel momento in cui si crea. I prossimi step sono quelli di mettere in sintonia tutti i lucani che cercano lavoro con tutti gli imprenditori che cercano operai o lavoratori. Non ha un termine ma è un'impellenza. Il mondo del lavoro con le ultime problematiche è in continua evoluzione e servono strumenti flessibili per rispondere a queste richieste. Stiamo operando per cercare di fornire questi strumenti flessibili.